Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questo è un video chiacchiericcio, molto tranquillo, molto confidenziale, devo dire anche, che è un life update ma anche un channel update, perché effettivamente tempo fa avevo fatto un video di reintroduzione al canale parlando di contenuti che avrei pubblicato e poi non sono ancora arrivati, non sono arrivati insomma con una certa continuità. E le cose sono in continuo mutamento, quindi ci tenevo a fare questo life update, ma anche questo punto della situazione, diciamo. Siamo a metà 2021, dopo una situazione abbastanza complicata per quanto riguarda la pandemia, e penso sia arrivato il momento di fare un attimino il punto della situazione. Ci sono stati vari cambiamenti nella mia vita, quasi 2 anni fa più o meno ho preso una decisione di cui non mi sono assolutamente mai pentita, e anzi è stata una delle 3 decisioni migliori di tutta la mia vita, e questo ha portato a una serie di cambiamenti, di miglioramenti, di proprio un innalzamento del livello qualitativo della mia vita sotto tutti i punti di vista. All'inizio è stata molto dura, ma ho avuto fiducia, ho avuto speranza, e comunque sia non sarei mai tornata indietro per tutto l'oro del mondo, quindi non potevo fare altro che andare avanti. Sono andata avanti e sono contenta, sono felice, sono soddisfatta, sono contenta della persona che sto diventando, della persona che sto riscoprendo, sono contenta di come sta andando la mia vita in generale, i rapporti personali. È una serie di miglioramenti a catena, ecco, a volte basta un piccolo passo e poi da lì ne seguono molti altri, però bisogna avere il coraggio di fare quel passo che a volte è piccolo, a volte ci vuole solo un po' di convinzioni, a volte è la decisione più difficile che dobbiamo prendere in tutta la nostra vita, ma una volta fatto quello, una volta fatto il primo passo, poi le cose seguono. Se siamo costanti, se ci impegniamo, se abbiamo fiducia, allora poi le cose vanno in una certa direzione, e è quello che ho fatto io. Io ho rischiato tutto e non potrei essere più felice. E una cosa in cui io credo moltissimo è la legge dell'attrazione. Il nostro approccio alle cose, il punto di vista da cui noi guardiamo le cose, può portare a una cosa piuttosto che un'altra, a un percorso piuttosto che un altro. Quindi appunto io ho sempre avuto questa propensione, però la vita è stata abbastanza dura con me. Quindi è stato difficile crederci ancora. Io ci ho creduto un'ultima volta, e quell'ultima volta è stata la volta decisiva, perché mi ha letteralmente svoltato la vita. Sono contenta di quello che sto facendo, sono contenta dei miei progetti, sono motivata, anche se ho ovviamente dei periodi, dei momenti difficili, delle giornate in cui non riesco a fare nulla, degli imprevisti, dei problemi, perché è normale, non basta essere positivi e impegnarsi per far andare le cose bene. Non abbiamo il potere di controllare qualunque cosa, ma quello che possiamo controllare, quello che possiamo gestire, lo dobbiamo prendere in mano. Se riguarda la nostra vita, lo dobbiamo prendere in mano con un'attitudine positiva. Questa è la chiave di tutto. Non importa poi di arrivare al livello massimo, di ottenere il massimo successo, il massimo profitto. Non dobbiamo per forza arrivare a 100. Se partiamo da 0, se partiamo da 10, anche solo arrivare a 11 è sempre meglio che stare a 10. Andando un po' più nello specifico, perché ho fatto un discorso un po' così, ma adesso andiamo un po' alla ciccia dei fatti. Finalmente dopo tanti anni, sapevo che ci sarei dovuta andare prima, ma per svariate ragioni non ho potuto farlo, sto vedendo una psicoterapeuta e mi sta aiutando tantissimo, la sto vedendo da 1 anno e mezzo. Quindi qual è stata questa decisione migliore della mia vita, ma anche la cosa più difficile che ho dovuto fare? È stata lasciare il mio ragazzo. Noi siamo stati insieme 10 anni e mezzo, e letteralmente un terzo delle nostre vite. E è stato difficile perché non tutte le relazioni sono sane, non tutte le dinamiche in una coppia sono sane, non importa quello che appare all'esterno, non importa quello che dice una persona, non importa quello che una persona dichiara di sentire, di provare. Molto spesso la persona ci crede, ma non è la realtà, ed è quello che è successo a me. Io per svariate ragioni sono arrivata a conoscere lui, che ovviamente ero già messa male,
perché appunto, come dicevo prima, io soffro di depressione dalla preadolescenza, sono introversa, sono timida, sono sempre stata soggetta a persone, dinamiche, avvenimenti che mi hanno resa sempre più insicura, sono ansiosa e ho sviluppato una forte ansia sociale. In più uscivo da una relazione di 3 anni con una brutta persona. In quel momento ero abbastanza in crisi e ho incontrato lui. Sembrava la cosa migliore della mia vita, l'unica cosa bella della mia vita. Lui è stato molto bravo a presentarsi come questa zattera in mezzo all'oceano e io mi ci sono attaccata come una disperata. Mi ci sono attaccata e non ho voluto mollare la presa perché io sentivo di non avere nient'altro da offrire al mondo, nient'altro nella mia vita. Io ero effettivamente la vittima ideale di una personalità narcisistica manipolatoria. Se si chiedesse a un narcisista di disegnare la persona che desidera avere al proprio fianco, sarei uscita io, 100% com'ero. Quindi sì, è stato molto facile, lui è stato attratto da determinate cose di me, io sono stata attratta da determinate cose di lui, queste cose ovviamente non sane, si sono incastrate perfettamente ed è stato devastante per me, soprattutto perché ero io la vittima di questa relazione che sicuramente ha avuto delle cose belle, ha avuto delle cose simpatiche, delle cose divertenti e ho qualche bel ricordo di questa relazione. Però in realtà nel complesso questa relazione è stata devastante, mi ha ferita più di qualunque altra cosa al mondo, mi ha distrutta più di qualunque altra cosa al mondo. Lui è arrivato dove nessun altro era mai arrivato prima e ha distrutto tutto quello che c'era. E ovviamente ha lasciato delle cicatrici e dei traumi su cui sto lavorando. Io, anche se sono passati quasi 2 anni, continuo ad avere dei blocchi emotivi e delle reazioni da PTSD. Io ho effettivamente degli episodi di PTSD. Alla fine, comunque sia, ho avuto un esaurimento nervoso. Mi è stato provocato un esaurimento nervoso che è durato una settimana. Io ero con degli amici. Io non mi ricordo molto di quella settimana. Ho dei ricordi vaghi, ma niente di che. Fino al momento in cui ho effettivamente avuto il crollo fisico, perché dopo una settimana il mio corpo ha letteralmente ceduto e lì poi effettivamente mi sono ridestata. I miei amici mi hanno detto che erano preoccupati per me perché io non mi ero mai comportata come mi ero comportata in quella settimana, non avevo mai avuto certi atteggiamenti, certi comportamenti, in generale sembravo una persona completamente diversa e non capivano cosa stesse succedendo perché quello che era successo giorni prima, che aveva effettivamente fatto scattare questo meccanismo qua, io non l'avevo detto a nessuno. E poi, appunto, ho effettivamente chiuso questa relazione. E qui chiudiamo questo capitolo. Passiamo a cose un po' più pratiche, anche un po' più divertenti, un po' più carine, un po' più allegre. Dunque, nella pratica, che cosa ho fatto? Questo è successo a ottobre 2019, quindi poco prima del Covid. Qui ovviamente il tempismo della mia vita si fa sentire di nuovo perché la mia vita ha un tempismo che veramente Fantozzi e Mr. Bean proprio, cioè, ci fanno niente in confronto. Io era da un po' di anni che volevo fare un corso di studi all'estero. Io già qualche anno fa, nel 2015-2016, volevo fare un corso di inglese, però business con focus beauty, fashion, insomma, questo è il mio campo. Quindi volevo fare un focus di inglese, business di questo tipo. E ovviamente io ero partita con l'idea di fare circa 4 mesi a Londra o New York, e poi parlando con i miei genitori di questo progetto, perché io non avevo un lavoro fisso. E insomma, era un progetto abbastanza costoso. Parlando con i miei genitori di questa possibilità qua, loro mi hanno detto: "Guarda, se puoi,
vedi, magari c'è il programma per fare un anno scolastico all'estero, vedi se tu rientri, eventualmente noi ti aiutiamo. Quindi tu arrivi dove puoi e poi noi magari ti diamo una mano per un'emergenza, qualcosa. E quindi io avrei dovuto fare un anno a New York, era la prima scelta, New York oppure Londra. Indovinate perché non l'ho fatto? Indovinate per colpa di chi non l'ho fatto? Esatto, lui. Quindi la prima cosa che ho fatto, letteralmente 10 giorni dopo, è stata andare a prenotare un corso di lingua, esattamente quello che volevo. Io avevo prenotato per andare 3 mesi a Londra, dovevo partire a marzo 2020, ovviamente a fine 2019 c'è stata la pandemia. Quindi a malincuore ho deciso di rimandare da marzo a settembre 2020. La situazione continuava a peggiorare e quindi mi sono detta io non me la sento. L'Inghilterra era messa molto male in quel periodo a livello di contagi e di sicurezza, quindi mi sono detta io non me la sento. E ho rinunciato, ho completamente rinunciato a questo progetto ed è stato molto 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 difficile perché io avevo quest'idea da... Cosa sta volando fuori dalla finestra? Ah no, ok, io fuori dalla finestra, sì. Io avevo questo progetto veramente da tanti anni e ho sempre sognato di essere una di quelle persone che riesce a fare questo tipo di cosa. Alla fine non ci sono mai riuscita per svariate ragioni. Quindi dover rinunciare è stata dura, anche perché quello era veramente il primo grande passo di riappropriazione della mia vita, dei miei desideri, di quello che mi piaceva fare. Io, tra l'altro, volevo fare questo viaggio prima per fare un'esperienza all'estero, insomma, per vedere anche eventuali contatti di lavoro, perché non mi dispiacerebbe l'idea di fare esperienze di lavoro all'estero, anche vivere un po' all'estero, in base un po' a dove il lavoro chiama. Io volevo appunto studiare, avere la certificazione e ovviamente l'esperienza all'estero per sperare di ottenere il C1. Di inglese, la certificazione, il livello C1. Ho fatto l'esame, mi pare i primi di maggio e ho effettivamente ottenuto il C1 da sola, studiando, impegnandomi per quello che potevo, perché effettivamente non ho avuto molto tempo per studiare e non c'è stato bisogno di spendere un sacco di soldi per andare 3 mesi a Londra per ottenere un livello di inglese che io effettivamente già possiedo. Io ho scoperto negli ultimi anni di essere portata per le lingue, oltre al fatto che mi piace studiare lingue, avevo iniziato a studiare giapponese, ho studiato gli alfabeti e alcune frasi, un po' di grammatica e tutto quanto, però ovviamente i kanji non sono proprio cose che si possono studiare da sole, quindi la mia conoscenza del giapponese è rimasta abbastanza basic. Ho iniziato a studiare coreano, sto ancora studiando coreano. E vorrei studiare qualche altra lingua. Io avevo fatto un anno di tedesco alle medie, avevo già ottenuto ottimi risultati, quindi vorrei riprendere il tedesco e studiare un altro paio di lingue. Quindi sono abbastanza avviata da questo punto di vista. Cosa c'è? Stai cercando le farfalline? Non ci sono farfalline. Baffoni. Guarda. Fatti vedere quanto sei bella. Oh, frulla! C'è un gatto che frulla. Visto il mio grande amore per la Corea, mi è stato consigliato di provare a iscrivermi al programma degli Honorary Reporters, del portale Korea.net, che sostanzialmente raccoglie appassionati da tutto il mondo che scrivono articoli riguardo la Corea. E sono stata presa, ho fatto un paio di livelli di selezione, sono stata presa, scrivo articoli in inglese perché l'italiano non è tra le lingue disponibili. E li scrivo sui K-drama. È molto bello, è un progetto stupendo, ho ricevuto il mio certificato ufficiale, è una bellissima soddisfazione, devo dire. Per quanto riguarda il canale, avevo detto che avrei portato determinati contenuti, poi per svariate ragioni non ci sono riuscita. Avrei voluto parlare di libri, di giochi, avrei voluto parlare di molto più di beauty. Ovviamente, perché è il mio campo, è il mio principale campo di interesse, quindi mi sto organizzando, sto cercando di impegnarmi per portare contenuti diversi sul canale. Io disegno, scrivo,
Ho fatto danza per tanti anni, ho sempre amato il make-up e, come dicevo, sono una make-up artist professionista. Ho sempre giocato con i capelli, disegno vestiti da quando avevo, boh, tipo 5-6 anni, quindi ho sempre avuto questo tipo di interesse nel campo della moda. Mi piace cucire, non ho mai fatto un corso vero e proprio, anche se mi piacerebbe, ma cucio da tutta la vita. Sono appassionata anche di, appunto, di lettura, di journaling. Ho un'ossessione per gli articoli di cancelleria. Sono anche una gamer, sono sempre stata una gamer. Io ho passato nottate e nottate attaccata al computer, attaccata alle PlayStation, anche al cellulare, perché io faccio anche i giochi sul cellulare, principalmente dating games, otome games, quindi volevo parlare anche di quelli perché mi piacciono e mi interessano moltissimo. Sono una grande appassionata di psicologia, di introspezione, di anche un po' studio del linguaggio, le dinamiche, insomma, sono quel tipo di persona lì. Io ovviamente adesso sto parlando di tutte queste cose in modo molto stringato e molto superficiale, quindi molto, molto semplice. Non è un video specifico sulle relazioni malate, sull'introspezione, sulla terapia, sull'essere multipotenziale, sul tipo di personalità e cosa ti porta. Questo è un video generico, un life update, un po' un raccontarmi, parlare un po' con voi, spiegarvi cosa è successo nella mia vita, che cosa è successo nel canale, perché il canale non è andato come avevo progettato e cosa spero di fare prossimamente. Quindi questo video voleva parlare di tutto ciò. Ho fatto altri tatuaggi nel frattempo, quindi arriverà presto, spero, un video di aggiornamento dei tatuaggi. Quindi niente, questo era il mio life update, channel update, un po' una chiacchierata così cuore a cuore. Spero di essere riuscita bene o male a spiegare un po' quello che è successo ultimamente nella mia vita. E perché alcune cose sono andate come previsto e altre non sono andate come previsto. E insomma, mi piacerebbe un po' parlare con voi. Ho visto che il numero di iscritti pian piano sta salendo. Per me anche una persona in più è una gioia, veramente. Io guardo il numero di iscritti, guardo le statistiche del canale quando vedo che c'è qualche commento, che c'è un'interazione, che c'è qualche iscritto in più. Io vado in brodo di giuggiole perché sono felicissima. Vivo di piccole cose, a me le piccole cose rendono veramente felice e soddisfatte, sono quelle che mi danno la gioia più grande. Quindi ogni piccola cosa, ogni granello di sabbia per me è importante e fondamentale. Come ho detto di recente a una mia amica, le grandi cose sono belle, sono fantastiche, ma non esistono solo le grandi cose e le grandi cose non nascono dal nulla. Vengono tutte da tanti piccoli passi e molto spesso una grande cosa è il risultato di tante piccole cose messe insieme che, guardate da lontano, fanno una cosa grandiosa. Quindi sì, niente, questo era il video. Mi ha fatto piacere chiacchierare un po' e ci vediamo al prossimo video. Mettete like se vi piace, non mettete like se non vi piace, iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo al prossimo video. Ciao!